Napoli apre le braccia al Benin e partecipa all'evento benefico organizzato dall'associazione Sorridi con U Africa Onlus per l'acquisto di un'incubatrice da assegnare all'ospedale La Croix di Zimbier, attualmente sprovvisto di questo presidio sanitario. La storia viene da lontano perché noi in realtà sono dal 2001 che siamo operativi in Benin. E uno dei primi anni accadde un regalo della provvidenza, ci fu una signora che ci regalò dei soldi manifestando l'idea di fare qualcosa per i bambini. Decidemmo di fare dei lavori di ripristino e di messa a decoro della neonatologia e comprammo delle incubatrici. Il progetto Un'incubatrice per il Benin, che gode del patrocinio del Comune, è stato presentato questa mattina in sala giunta alla presenza della delegata al mare Daniela Villani. È un'iniziativa veramente molto importante e chiaramente l'amministrazione fa uno dei suoi principi cardine, la solidarietà, perché l'importanza è avere sempre uno sguardo d'insieme. In questo momento stiamo parlando del Benin, stiamo parlando di un ospedale che non ha possibilità economiche e risorse, per cui essere d'aiuto ai bambini appena nati con un'incubatrice ci sembra un'azione veramente importante. L'iniziativa di solidarietà si terrà giovedì 11 ottobre a partire dalle 19 presso il Borgo Marinari. Si può partecipare facendo una donazione ed accedendo alla passeggiata enogastronomica all'interno del borgo. Io qui mi sento a casa, nel senso che sono tutti amici e hanno negli anni manifestato sempre un reale interesse e una reale solidarietà e sostegno al nostro lavoro.